News. No al depuratore comprensoriale. Gli amministratori della Fontana Buona del PD compatti esprimono parere negativo all'ipotesi dell'impianto in Vallata. Crisi e maltempo, 21 giorni nuvolosi o pioggia a luglio, le categorie turistiche sperano in questo mese estivo di agosto, ma vorrebbero maggiore attenzione per il settore anche in tema di fiscalità. Nuovo provvedimento, qualità dell'aria, scatta in via sperimentale la nuova ordinanza a cura del comune di Rapallo. Tre nodi da sciogliere, IRPEF differenziate a pista ciclabile, su questi temi interviene il gruppo di partecipativa a Chiavari. Caro Casa, ricerca Confcommercio in Liguria, Santa Margherita tra le località dai valori immobiliari più alti, le considerazioni del comune. Il futuro nella storia dello sci, serata evento domani a Santo Stefano in occasione dei 50 anni dall'inizio della stagione sciistica in Val d'Aveto. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque l'avete appena sentito anche nei nostri titoli, in primo piano torna il progetto di depuratore comprensoriale, questa volta ad intervenire sono gli amministratori della Val Fontana Buona, il gruppo e il coordinamento del PD, compatti esprimono il loro parere negativo all'ipotesi di tale impianto in Vallata, sentiamo. Riunione a Gattorna nel comune di Moconesi per gli amministratori dei 12 comuni della Val Fontana Buona. In discussione temi locali, ma durante l'incontro è emersa la voce di alcuni amministratori del comune di Lavagna di realizzare nell'immediato entroterra tra Chiavari e Lavagna un depuratore comprensoriale, quindi non più nell'area di Colmata Lavagnese come previsto dai sindaci unitamente a Regione e Provincia. Il coordinamento degli amministratori della Fontana Buona del PD, compatti su questo argomento, diffondono una nota attraverso Claudio Solari e Delio Cuneo, con la quale dichiarano la propria opposizione ad una eventuale, anche solo discussione, della possibilità di riportare a monte un impianto che per natura deve stare a valle, spiegano. Carasco e San Colombano Certenoli non sono disponibili ad ospitare impianti che comprendano i reflui della costa, si rendono invece disponibili a studiare ipotesi con gli enti competenti per impianti di vallata, in modo tale da migliorare le acque del torrente Lavagna e del Fiumentella. Intanto gli amministratori della Fontana Buona si riuniranno nuovamente il prossimo lunedì 11 agosto per definire una eventuale candidatura o appoggio esterno da proporre alle segreterie di partito per una presenza della Valle nel Consiglio della Costituenda Città Metropolitana. E rimaniamo in Val Fontana Buona per parlare di un altro progetto. Si allontana la prospettiva di vedere realizzato il tunnel Rapallo-Fontana Buona. A dirlo è il consigliere regionale di Liguria Viva, Ezio Chiesa, che denuncia così l'ennesimo ritardo che riguarda in primo luogo la progettazione definitiva dell'opera da parte di ASPI, che finirà di slittare a fine anno. La mancata firma della convenzione tra Ministero, Regione, ASPI e ANAS, dice ancora Chiesa, rischia di complicare le cose sia per quanto riguarda la realizzazione della gronda di Ponente sia per quella del tunnel. E sul tunnel interviene un altro consigliere regionale, questa volta è Roberto Bagnasco, Forza Italia, che dice il rinvio a data da destinarsi dell'incontro con il ministro Lupi è un pessimo segnale per il nostro territorio. E ancora un consigliere regionale, però cambiamo decisamente argomento e parliamo del virus Ebola. Francesco Bruzzone, Lega Nord, chiede alla regione se le strutture sono preparate a seguito di quanto recentemente riportato dalle cronache nazionali e internazionali. E così Bruzzone ha presentato una interpellanza al presidente della regione Claudio Burlando e alla sua giunta. Dice: preso atto dell'avvenuta attivazione di controlli eccezionali negli aeroporti per i passeggeri in arrivo dall'Africa, ritengo sia opportuno interpellare il governatore e l'assessore competente al fine di sapere se il sistema sanitario ligure sia stato messo in preallarme rispetto al rischio di presenza del virus. Adesso parliamo di crisi e soprattutto di maltempo con questa estate che stenta a decollare e presenta numerose problematiche per gli operatori del settore. Questi chiedono maggiore attenzione anche in tema di fiscalità. Vediamo. I 21 giorni nuvolosi o di pioggia del luglio scorso stanno facendo imbufalire commercianti, balneari, albergatori, ristoratori, tutti sul piede di guerra con gli studi di settore. Le giornate di pioggia vanno tolte dalle dichiarazioni dei redditi, tuona Alessandro Riccomi dei Bagni Liguria di Sestri Levante sulle web. Io ho assunto 18 persone, aggiunge Rudy Ciuffardi del ristorante Grand Hotel dei Castelli, ed in base agli studi di settore dovrei incassare 1 milione di euro, ma nessuno tiene conto della crisi e delle giornate di maltempo. Sono le associazioni di categoria che
che devono intervenire, perché il singolo imprenditore, se dichiara meno dello studio di settore, allora avviene una verifica magari tra 3-4 anni e bisogna dimostrare che nel luglio 2014 è piovuto e non si è lavorato. Insomma, è chiaro che la situazione è tesa, le calamità naturali non aiutano nessuno, anzi danneggiano, e chi è assicurato per i danni o bene materiali cosa serve? Chiedere la calamità, aggiunge ancora ironico Ciuffardi. Soldi ce ne sono e il tempo è perso, bisogna agire sulle tasse, così come si sarebbe dovuto intervenire subito in Val Fontanabuona per il ponte crollato. Insomma, c'è molta sfiducia verso chi dovrebbe in sede nazionale far valere la sua voce. Confesercenti, Ascom, Artigianato, Confcommercio, insomma tutti cosa fanno, si chiedono gli imprenditori liguri. Possibile che non vi sia un solo parlamentare o senatore in grado di affrontare temi fiscali concreti, invece di litigare per 8.000 emendamenti che ai cittadini non interessano nulla. E andiamo a Rapallo, il consigliere comunale del Circolo Via della Libertà, Elisabetta Ricci, ha presentato un'interrogazione al sindaco Carlo Bagnasco in merito al funzionamento dell'ufficio turistico comunale IAT. In particolare, facendo riferimento alle segnalazioni di alcuni turisti e residenti che avrebbero trovato chiuso lo sportello in diversi momenti della giornata. Ricci chiede di conoscere allora le ragioni che hanno portato alla chiusura dello IAT e quali azioni la giunta intende intraprendere per assicurare l'apertura e il funzionamento regolare dell'ufficio di informazione turistica. E rimaniamo in città per parlare adesso di un nuovo provvedimento che scatta in maniera sperimentale a cura dell'amministrazione comunale, riguarda la qualità dell'aria. Vediamo. Entrerà in vigore lunedì e resterà valido fino al prossimo 30 gennaio 2015 il nuovo provvedimento temporaneo alla tutela della qualità dell'aria, che prevede limitazioni per i veicoli circolanti nel territorio. L'ordinanza siglata dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, richiama i provvedimenti emessi in precedenza dal primo cittadino Giorgio Costa e dal commissario prefettizio Gennaro Terrusi, ma si differenzia su alcuni punti. Primo fra tutto, l'orario. Il temporaneo divieto di transito è istituito dalle ore 7 anziché dalle 8 e fino alle 19 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ed interessa i veicoli della categoria M1 destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti, i veicoli della categoria N1 per il trasporto merci con omologazioni precedenti all'Euro 2 e ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa Euro 2. L'elenco delle strade interessate dal divieto e dei mezzi esenti dalle limitazioni è visualizzabile sul sito del comune di Rapallo. La modifica dell'orario è stata effettuata in base al contenuto della nota inviata dalla provincia di Genova, aggiunge l'assessore all'ambiente Umberto Amoretti. Al vaglio dell'amministrazione anche l'elaborazione di un piano del traffico tramite simulazioni virtuali effettuate dalla provincia, nonché l'impiego di nanotecnologie in via sperimentale in determinate zone della città rapallese. E la Liguria è la prima regione italiana che certifica con le bandiere lilla 10 comuni maggiormente sensibili nei confronti dei disabili, e tra questi c'è anche Santa Margherita Ligure, dove dal 2006 è presente una spiaggia completamente attrezzata per i disabili nel quartiere di Ghiaia, fino all'anno scorso l'unica nel suo genere proprio in Liguria. Le bandiere lilla vengono assegnate alle città dotate di strutture alberghiere con almeno 50 posti letto, l'accessibilità alle strutture, agli alberghi, ai residence, ai campeggi a misura di disabile. La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà martedì prossimo a Celle Ligure. Ed intanto è stata inaugurata proprio la nuova pescheria comunale di Santa Margherita Ligure. Un prodotto di qualità è frutto di un lavoro di qualità. Il luogo dove si svolge l'attività, se moderno, funzionale e dotato degli strumenti adatti, attua questo binomio, dice il sindaco Donadoni. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione nel nostro mare ottimi pesci, la flotta di pescherecci di Santa Margherita, la più numerosa della Liguria, ha le capacità di intercettarli nel rispetto delle normative e della natura. Così si è espresso oggi il primo cittadino, che dice ancora: grazie ai lavori svolti la pescheria comunale diventa un luogo all'altezza della qualità dei nostri pesci e dei nostri pescatori. Adesso invece andiamo a Chiavari, dove Partecipativa interviene in particolar modo su tre temi. Ecco l'approccio allora del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale. Partecipativa Chiavari interviene su alcuni temi importanti per il futuro della città. Intanto si torna a discutere di IRPEF. Infatti l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, è stata messa
a un'aliquota unica per tutti, quando io avevo proposto invece di cercare di dare un piccolo sollievo alle aliquote medie, alla popolazione media, invece innalzare un po' quelli che veramente dispongono di ricchezza, come è giusto da tutte le parti. L'aliquota progressiva è una cosa normalmente applicata da tutte le parti anche a livello nazionale, non vedo perché non potevamo applicarla anche noi. Poi c'è un altro aspetto, un tema piuttosto caldo, la raccolta differenziata in città. Questo nuovo sistema continua a far discutere e a creare problemi. Ecco, io non vorrei tanto discutere dei problemi che sta creando, però dalla parte finanziaria, perché continuiamo a pagare sempre di più. Sono state ridotte le tariffe per quanto riguarda i commercianti, aumentando quello che è i privati, giusto o sbagliato, devo ancora vedere i numeri, però la cosa più importante è che bisognerebbe fermarsi, rivedere tutto il processo, bloccare la gara d'appalto e cercare di capire qual è il modo migliore per fare la raccolta differenziata, che è giusta ed è sacrosanta, ma cercando di risparmiare, facendo dei progetti di miglioramento, magari insieme agli altri comuni, Lavagna, Levi, Cogorno, Carasco, e cercare di fare un qualche cosa che sia univoco per tutti, ma soprattutto che abbia degli obiettivi di miglioramento. Infine, il progetto della pista ciclabile, la vostra posizione? Beh, la nostra posizione è semplice, faccio un esempio. Se un condominio ha dei soldi e c'ha un ascensore che non è più a norma e questi soldi li usa per fare invece abbellire l'atrio, ecco, questo è lo stesso di quello che stiamo facendo a Chiavari. Si usano i soldi per fare il sagrato o il cosiddetto sagrato della Madonna dell'Orto, invece di usarlo rifare la passeggiata a mare, invece di usarli per fare delle piste ciclabili che da una parte servono a migliorare la sicurezza delle persone che vanno in bicicletta, dell'altra potrebbero servire e molto per ridurre il traffico all'interno del centro città. E ora ci spostiamo a Lavagna, dove arriva la torta dei fieschi come tradizione il 14 d'agosto e dunque il mercato settimanale deve trasferirsi. La novità di quest'anno però è che gli ambulanti saranno confinati in Corso Genova per 3 settimane consecutive, quindi i prossimi giovedì 7, 14 e 21 agosto, anziché per 2 sole settimane come era sempre stato. Così ha stabilito il comune. Gli ambulanti però non possono permettersi di vedere sacrificati quelli che di fatto sono i giorni di mercato più importanti di tutta la stagione, data l'alta concentrazione di turisti presenti a Lavagna nelle settimane centrali di agosto, afferma Daniele Mignacca, membro della giunta provinciale di ANVA Confesercenti e referente per il Tiguglio, che aggiunge: per questo chiediamo che almeno la data del 21 possa essere svolta regolarmente in piazza Vittorio Veneto. E rimanendo a Lavagna, tornano gli affari tutto per 4 palanche a cura del CIV Centro Storico. Domani le attività commerciali saranno aperte al mattino fino alle ore 13 e torna anche l'appuntamento a Santa Giulia con la sagra della focaccia con la salvia. L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 19. Parliamo invece adesso di un nuovo corso che propone l'Ente Forma di Chiavari. Si tratta del corso per esperto di valorizzazione dei prodotti tipici locali, il gusto della biodiversità. Al termine verrà rilasciato un attestato di specializzazione in esperto della valorizzazione dei prodotti tipici locali. I destinatari sono 14 giovani disoccupati, tra i requisiti l'età compresa tra i 17 e i 34 anni. 600 le ore di stage, di cui 420 di teoria e le altre pratiche, e poi la sede è quella dell'Ente Forma di Chiavari. Il corso inizierà durante il prossimo mese di ottobre. Parliamo di ecofeste, sono pronte a partire anche quest'anno nella nostra Liguria. Il programma è voluto alla riduzione della produzione di rifiuti in occasione di sagre e feste di paese. Coinvolti anche i comuni del nostro territorio, in particolare tali manifestazioni si tengono a Portofino, a Moneglia, Lavagna, Borzonasca, Sestri Levante, Casarza Ligure e Leivi. Riprendiamo dalla città di Santa Margherita Ligure, dove c'è una nuova iniziativa del Fotoclub Immagine, fondato nell'84 sotto l'egida dell'Avis. Anche quest'anno ci sono state le opere in concorso che hanno raggiunto la quota ragguardevole di 292 scatti per 64 autori provenienti da tutta Italia. I risultati sono: al primo posto Roberto Biggio di Chiavari, al secondo Fabrizio Giorio di Chivasso,
terzo posto per Graziano Buschiazzo di Savona. Ma domani nell'anfiteatro Bindi il pubblico sarà chiamato anche a stravolgere questa classifica e a premiare quella che riterrà la più bella tra le 100 fotografie in mostra. Poi la mostra aprirà al mattino alle 9:30, proseguirà per tutta la durata della cerimonia di premiazione che è prevista alle ore 22. E restando a Santa Margherita Ligure parliamo di Caro Casa dopo i dati emersi a seguito di una ricerca di Confcommercio in Liguria. La città rivierasca infatti è tra le località dai valori immobiliari più alti. Vediamo. I risultati relativi alla Liguria che emergono dall'annuale ricerca di Confcommercio sulla compravendita delle case, secondo cui Santa Margherita Ligure è la località turistica italiana dai valori immobiliari più elevati, obbligano l'amministrazione a due riflessioni. A dirlo il vice sindaco con delega ai servizi alla persona Emanuele Cozio. Da una parte c'è la soddisfazione nel sapere che Santa Margherita negli anni ha saputo confermare offerte di qualità in termini di accoglienza e pregevolezza ambientale, uno standard che dobbiamo impegnarci a mantenere. Dall'altra, questi dati confermano in modo evidente le molteplici difficoltà dei nostri residenti, in particolar modo giovani e anziani, a restare in città o a comprare un'abitazione nel luogo in cui si è nati e cresciuti. Il nostro impegno è mettere in campo tutti gli strumenti possibili per aiutare la residenzialità. L'elevato livello del mercato immobiliare si ripercuote ovviamente anche su quello delle locazioni. Non a caso, uno dei primi atti su cui abbiamo lavorato in questi primi due mesi di governo è stata l'adesione all'Agenzia Sociale per la Casa Ambito Tiguglio, promossa da Arte su iniziativa della Regione Liguria, che avrà l'obiettivo di far incontrare domanda ed offerta su un canone di locazione sostenibile e con idonee garanzie in favore dei proprietari. Parliamo adesso dell'Associazione Musicale Sant'Ambrogio che in collaborazione con il Comune di Rapallo e Liguria Classica ha organizzato una serata all'insegna della grande musica classica con protagonisti e artisti di fama internazionale. L'appuntamento è per domani. Ad inaugurare questa rassegna sarà il duo di Imperia. L'appuntamento avrà luogo sulla spiaggia di San Michele di Pagana alle ore 22. E torna anche la manifestazione musicale di Leivi Notti tra le Noti. Appuntamento domani alle 21:15 alla Torre Medievale. E anche quest'anno festa della Croce Verde Chiavarese a Leivi con l'ultima giornata domani. Gli stand gastronomici aprono alle 19 e dalle 21 si balla. Tradizionale festa della Trebbiatura Velva realizzata proprio come un tempo. L'appuntamento è per domani. Sarà anche possibile visitare il Museo Contadino. E si chiude domani la tre giorni della Giostra dei Casali a Stibi Veri di Borzonasca. E adesso invece andiamo a Santo Stefano. Domani è prevista una serata evento in occasione dei 50 anni dall'inizio della stagione sciistica in Val d'Aveto. Vediamo. In occasione dei 50 anni dalla data d'inizio dei lavori di costruzione della cabinovia sul Monte Bue a Santo Stefano d'Aveto, domani dalle ore 21 è prevista una serata evento promossa dal Comune all'insegna di ricordi, immagini, riconoscimenti ed incontro con la popolazione in piazza Livellara. L'obiettivo è quello di creare il maggior coinvolgimento possibile di tutti quegli aspetti che possono rappresentare lo sviluppo della località con stretto riferimento alla realizzazione di nuove iniziative. Era il 1964 quando iniziò l'attività sciistica Santo Stefano, ma già molti anni prima su quel pendio si cimentavano i pionieri dello sci. Così Santo Stefano d'Aveto diviene meta irrinunciabile per generazioni di famiglie nel corso degli anni. I protagonisti saranno gli anziani narratori, la memoria storica, il coro della Contrada che aprirà ed intervallerà la serata con canti ed esibizioni e ancora i gruppi di atleti di mountain bike, trial, rally, sci da fondo ed alpinismo. E poi le autorità locali, ma anche quelle confinanti nel Piacentino e nel Parmense. Domani presso il Teatrino Comunale di Portofino alle 21:15, serata dedicata al recital di pianoforte eseguito da Eloisa Cascio, giovane musicista di elevato livello artistico che proporrà al pubblico la suite francese di Bach, la sonata in si bemolle maggiore di Mozart. A Santa Margherita invece domani alle 21 concerto di mezza stagione della Filarmonica Cristoforo Colombo promosso dall'Hotel Continental proprio nella splendida cortile
cornice del parco a picco sul mare dell'albergo. E si chiude domani la festa a San Martino di Noceto sulle alture di Rapallo con Drupi in concerto alle 21:30. E prosegue anche la festa sul Monte San Giacomo, il programma di domani, l'apertura degli stand alle 19:00 e poi dalle 21:30 si balla. Manifestazioni anche in Val Graveglia, domani è in festa la località San Buceto, alle 18:00 è prevista la messa, poi la festa prosegue sul Sagrato. E siamo arrivati allo sport, parliamo di calcio, la prima squadra della Virtus Entella si prepara all'esordio in Serie B, ma sarà anche l'esordio per i giovani biancocelesti che con il passaggio in cadetteria vedono il cambiamento da Berretti a Primavera. Sentiamo. Sono stati sorteggiati a Milano i gironi del campionato Primavera. Si tratta di 41 squadre suddivise in tre gironi. Due gironi A e B sono costituiti da 14 squadre, mentre il girone C del centro-sud sarà composto da 13 club, vista l'assenza del Siena. La Virtus Entella, guidata dal tecnico Nicola Tarroni, è stata inserita nel girone A, assieme al Bologna, al Carpi, alla Fiorentina, al Genoa, alla Juventus, al Modena, al Parma, alla Pro Vercelli, alla Sampdoria, allo Spezia, al Torino, al Trapani e al Varese. È stato sorteggiato anche il turno preliminare di Coppa Italia, che vedrà la Virtus Entella di scena a Perugia il 23 agosto alle ore 15. La vincente sarà inserita nel tabellone generale e incontrerà il Genoa nel primo turno ad eliminazione in programma il 17 settembre. E vediamo altri appuntamenti in programma per la giornata di domani. Incominciamo dal comune di Chiavari, dove prosegue Chiavari Summer Dance Festival. L'appuntamento è dalle 9 alle 19 al palazzetto per gli stage e poi uno spettacolo in piazza Gagliardo dalle 18, mentre piazza Fenice dalle 19 ospita il trofeo Città di Chiavari Bridge sotto le stelle. In festa la parrocchia di Semovigo di Mezzanego, concerto di 6 campane. Il programma per la festa patronale di Nostra Signora della Provvidenza prevede alle 10 i suoni per la messa, alle 16 i suoni per il vespro, alle 17 a seguire la processione. Per l'occasione si terrà anche la sagra della polenta con i funghi. Come vi piace William Shakespeare, l'appuntamento previsto invece domani alle 21:30 al Centro Giovani Casette Rosse di Sestri Levante. E siamo così arrivati ai saluti, grazie per aver scelto la nostra informazione anche questa sera, vi lascio al meteo, la programmazione della rete, vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie sul sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e trovate il nostro TG Tiguglio anche sul canale YouTube. Domani è domenica, c'è il consueto appuntamento con il nostro TG7. Allora è davvero tutto, ancora grazie per l'attenzione e buon fine settimana. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, domenica 3 agosto. Giornata all'insegna del tempo incerto, con qualche piovasco sparso e rischio di locali temporali, localmente anche forti, in spostamento verso Levante. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni e parziale miglioramento a partire dal centro ponente. Venti deboli a regime di brezza, tendenti a meridionali localmente moderati, in particolare sul genovese, rinforzi nei temporali. Le temperature previste, sulla costa 19 la minima, 23 la massima, nell'interno 18 la minima, 25 la massima. Mare da poco localmente mosso in particolare sul centro Levante. Ed ora passiamo alle previsioni per dopodomani, lunedì 4 agosto. Parziale miglioramento caratterizzato ancora da un debole flusso meridionale associato ad addensamenti marittimo-costieri sul centro della regione, in parziale diradamento nelle ore calde, tempo migliore agli estremi. Venti deboli meridionali o a regime di brezza. Le temperature previste, sulla costa 20 la minima, 24 la massima, nell'interno 18 la minima, 26 la massima. Mare poco mosso. We'll be right back.